Parlare è difficile, perché io poi penso che quando si perde un amico, un protagonista di un'intera storia, la consegna dovrebbe essere quella del silenzio, ma questo contraddice lo spazio pubblico. Vabbè, allora, quando l'ha sentito l'ultima volta, di cosa avete parlato? Abbiamo, come sempre, parlato di tutto. Cioè, la cosa con Marco è la possibilità di pensare la politica come parte della vita e non come un elemento separato dalla vita. Del resto, se c'è un insegnamento, e ce ne sono tanti, ma uno, il più grande di Marco, è la sua vita. Cioè, l'insegnamento più che nelle scelte politiche, più che nelle proposte politiche, più che nelle coraggiose azioni, anche le più radicali, come molti Satyagraha, è la vita quella che ci lascia in consegna Marco Pannella. Ed anche nelle conversazioni ultime, questa è stata la cosa che più avvertivi, cioè parlavi con una persona che aveva fatto una scelta di vita e attraverso la quale la politica ha dato un senso anche ai suoi affetti, ai suoi amori, alle sue relazioni vicine e lontane, da quella dell'uscio di casa al Tibet. Ed è una figura che ci mancherà moltissimo. Mancherà moltissimo questo paese. Io spero che siccome viviamo in tempi grigi, quando ritorneranno le idee per cui uomini così hanno vissuto, ritornerà anche la memoria grata a uomini come Marco Pannella. Grazie.